Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Baxter Siciliano e oggi parleremo di case. Cos'è il case e come è fatto il case? Partiamo da cos'è. Il case, come sappiamo tutti, è quell'involucro che ricopre tutti i componenti del PC, ovvero la parte più esterna, diciamo lo scheletro. Come ho già detto nel video precedente, su come è fatto un computer, il case non ha solo la funzione di proteggere il computer, ma anche di assicurare un corretto raffreddamento alle varie parti del computer. Intanto diciamo che esistono due tipi di case: i case che conosciamo noi, tower, ovvero che si estendono in verticale, e poi i case desktop che si estendono in orizzontale. Quelli orizzontali, i desktop solitamente vanno messi sopra la scrivania, mentre i tower sia sopra che sotto, soprattutto sono predisposti per sotto la scrivania. Adesso concentriamo la nostra attenzione sui case di tipo tower, perché quelli desktop alla fine non vengono più usati, oppure sono usati a livello industriale, vengono usati poco ma a livello industriale, quindi non sono nell'ambito che ci riguarda. Parliamo dei tower. I tower esistono di quattro tipi a seconda delle dimensioni. Partiamo dal più piccolo fino ad arrivare al più grande. Partiamo dal micro tower, poi il mini tower, il middle tower e il full tower. Mini tower e micro tower sono più appartenenti alla vecchia generazione, infatti ora si usano i full tower e i middle tower. Passiamo adesso ai materiali con cui sono fatti i case. Intanto i materiali principali che costituiscono un case sono due: il SEC e l'alluminio. Intanto SEC significa Steel Electrogalvanized Cold Rolled Coil, ovvero acciaio laminato a freddo elettrozincato. Cos'è che il SEC dà al computer? Intanto una buona qualità sia termica che costruttiva. E intanto ci offre anche un prezzo contenuto, infatti i SEC costano molto di meno di quelli in alluminio e hanno sempre delle buone proprietà termiche, infatti favoriscono il raffreddamento del sistema. Mentre l'alluminio ha sia dei pro che i contro. I contro dell'alluminio sono che è molto costoso ed è molto delicato, cioè a livello di fragile. Mentre come pro è lo stile è molto più raffinato, quindi abbiamo un case molto più elegante e in più abbiamo anche un raffreddamento migliore del set. Oltre alla struttura interna del case, la struttura esterna è anche molto importante per quanto riguarda l'estetica. Però attenzione, non si devono comprare solamente case belli esteticamente, perché alla fine la plastica che c'è fuori non serve a niente. Quindi è molto importante vedere come è fatto un case all'interno, con quale materiale. Poi, se il materiale è buono e c'è pure una buona copertura, un buon rivestimento, molto bello esteticamente, ancora meglio. Però intanto vedere le parti interne, perché la plastica non risolve niente. Un esempio di diciamo case fatti in plastica, plastica tra virgolette, perché mi riferisco ai case, quelli acrilici in plexiglass. Esteticamente sono stupendi perché alla fine con tutte quelle luci brillano una meraviglia. Però sono quelli che si bruciano prima di tutti, perché il plexiglass, se dico bene, non serve a niente, serve solo a far affaticare il computer. Creare una temperatura, mantenere una temperatura proprio assurda. Quindi, ricapitolando, i migliori materiali che formano un case sono il SEC e l'alluminio. Se i case non sono né di SEC né di alluminio, vi consiglio di non comprarli. Oggi questo video finisce qui. Credo che sia stato molto chiaro e che mi sono espresso molto bene. Se non avete capito qualcosa, scrivetelo nei commenti o se avete qualche cosa da aggiungere, mi fa piacere ricevere la vostra opinione nei commenti.
Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete, e se per non perdervi gli altri video a seguire iscrivetevi al canale. Da Baxter Siciliano è tutto, ciao ciao!